del fenomeno chiamato uomo, non se l'aspettava. E lì per lì non sapeva cosa dire, mai gli era capitato. Capisco cosa non è bella, se non è il demonio in persona che ti sta da dentro, poco ci manca. Ma tutto questo per fortuna l'hai capito da te. E la tua vergogna lascia seriamente sperare che non ricadrai. Certo, sarebbe triste se così giovane tu ti lasciassi infettare. Ego te assolvo. Passarono 3 o 4 anni e padre Celestino se n'era quasi completamente dimenticato quando l'innominato prete tornò da lui per confessarsi. Ma io ti ho già visto o mi confondo? È vero, lasciami guardare. Ma sì, tu sei quello che godeva sentirsi chiamare reverendo, non mi sbaglio. Proprio così, fece il prete, che forse sembrava un po' meno pretino per una specie di maggiore dignità segnata in volto, ma nel resto era giovane spilzo come la prima volta. E diventò di fiamma. Diagnosticò secco Celestino con un rassegnato sorriso. In tutto questo tempo non ci siamo saputi emendare. Peggio, peggio. Mi fai così paura, figliolo, spiegati. Beh, sì, si è preso facendo un tremendo sforzo su se stesso. È molto peggio di prima. Io... Coraggio, risultò Celestino stringendogli le mani fra le sue. Non tenermi palpiti. Succede così. Se c'è qualcuno che mi chiama Monsignore, io provi soddisfazione, intendi? Sì, purtroppo. Una sensazione di benessere, di calore, precisamente. Ma padre Celestino lo spiegò in poche parole. La prima volta il caso gli era sembrato abbastanza interessante, come singolarità umana. O più, evidentemente pensava si tratta di un povero stupido, un sant'uomo magari, che la gente si diverte a prendere in giro. Era il caso di fargli sospirare la soluzione. In un paio di minuti, padre Celestino lo mandò via. Passarono ancora una decina d'anni e le rivite erano ormai vecchie. Quando il prelivo ritornò, invecchiato anche lui naturalmente, più smunto, più pallido, con i capelli grigi. Però il padre Celestino lo riconobbe, ma appena quello vi cominciato a parlare, il timbro della voce ridestò il suo vito ricordo. Ah, tu sei quello del reverendo e del monsignore. Non mi confondo, chiese Celestino con il suo disarmante sorriso. Hai una buona memoria, padre. Ed allora, quanto tempo è passato? Sono quasi 10 anni. E dopo 10 anni tu ti trovi ancora a quel punto? Peggio, peggio. Come sarebbe a dire? Vedi, padre, adesso se qualcuno si rivolge a me chiamandomi eccellenza, io non direi altro, figlio, fece Celestino con la sua pazienza a prova di bomba. Ho già capito tutto. Ego ti assolvo. E intanto pensavo. Purtroppo con gli anni questo povero prete sta diventando sempre più ingenuo e semplicione. E la gente si diverte più che mai a prendere un giro. E lui ci cade e ci trova perfino gusto. Poveraccio. Fra 5 o 6 anni, scommetto, me lo vedrò ricomparire dinanzi per confessarmi che quando lo chiamo in evidenza, eccetera, eccetera. La qualcosa avvenne esattamente con l'anticipo di un anno sul previsto. E passò con la spaventosa celerità che tutti sanno un'altra bella fetta di tempo. E padre Celestino era ormai così vecchio, decrepito, che dovevano portarlo di peso al suo confessionario di mattina e di peso riportarlo alla sua tana quando veniva la sera. Occorre adesso raccontare per filo e per segno come l'innominato pretino un giorno ricomparve e come fosse invecchiato anche lui, più bianco, curvo, risentito che mai, e come fosse tormentato sempre dal medesimo rimorso. No, evidentemente no. Povero pretino mio, sono stato un amore svegliato ancora. Sei ancora qui con tuo vecchio peccato d'orgoglio. Tu mi leggi nell'animo, padre. E adesso la gente come ti lusinga. Ormai ti chiamano sua santità. Anche così, ammise il prete col tono della più cocente mortificazione. E ogni volta che così ti chiamano, un senso di gioia, di benessere, di vita ti pervade, quasi di felicità. Purtroppo, potrà Dio perdonare. Padre Celestino, detto di sé, sorrise. Tanto ostinato candore gli sembrava commovente. In un panino ricostruì, con l'immaginazione l'oscura vita di quel povero cretino umile e poco intelligente, in una sperduta parrocchia di montagna, tra voti spenti, ottusi o maligni, e le sue monotone giornate, uno uguale all'altra, le monotone stagioni e i monotoni atti, e lui sempre più malinconico, e i parrocchiani sempre più crudeli. Monsignore, eccellenza, eminenza, adesso sua santità, non avevano più alcun ritegno nelle loro beffe paesane. Eppure lui non se la prendeva, quelle grandi parole lucenti gli destavano anzi nel cuore un'infantile risonanza di gioia.
Santissimo Padre Celestino, sentendosi prossimo a morire, per la prima volta nella vita domandò una cosa per sé: lo portassero a Roma in qualche modo. Prima di chiudere gli occhi per sempre, gli sarebbe piaciuto vedere, almeno per un attimo, San Pietro e il Vaticano e il Santo Padre. Potevano dirgli di no. Procurarono all'Ettiga, ci misero sopra l'eremita e lo portarono fino al cuore della cristianità. Non basta. Senza perdere tempo, perché Celestino aveva ormai le ore contate, lo trassero su per le scalinate del Vaticano e lo introdussero con mille altri pellegrini in un salone. Qui lo lasciarono in un angolo ad aspettare. Aspetta, aspetta, finalmente padre Celestino vide la folla fare largo e dal fondo, lontanissimo del salone, avanzare una sottile figura bianca, un poco curva, il Papa. Com'era fatto? Che faccia aveva? Con inesprimibile orrore padre Celestino, che era sempre stato miope come un rinoceronte, constatò di aver dimenticato gli occhiali. Ma per fortuna la bianca figura si avvicinò, facendosi via via più grande, finché venne a fermarsi accanto alla sua lettiga, addirittura. L'eremita si nettò col dorso di una mano gli occhi imperlati di lacrime e li alzò lentamente. Vide allora il volto del Papa e lo ricordò. Oh, sei tu, mio povero prete, mio povero piccolo prete, esclamò il vecchio in un irresistibile moto dell'anima. E nella vetusta maestà del Vaticano, per la prima volta nella storia, si assistette alla seguente scena. Il Santo Padre e un vecchissimo sconosciuto frate venuto da chissà dove, che tenendosi per le mani, singhiozzavano insieme. E anche bravo nel leggere, molto bello. Giappone. Qua dentro c'è una macchina, la telecamera. La telecamera? Sì, la telecamera che ho lì. Roberto prende i voti? Ti ho detto Roberto prende i voti. Hai sentito che dice qui non l'ha capita, ma glielo voglio indirizzare. È proprio nella grande metropoli dove si incontra la massima solitudine. Non riesco ad aprirlo, sento nel Giappone. Secondo me è un enorme matriosca. No, allora in Giappone, è vero? Leggi cosa c'è scritto, eh? Dai mutandoni e i pandoroni. Dai pandori e i pandoroni. No. C'è anche l'altro grafico, eh? Fagli vedere il grafico sul bianco. Siccome ti è nato il bambino, è spostati, Davide, spostati. Spostami Davide. Chi è l'esperto di tutto? Mi sa che ha firmato Artioli, eh? È Artioli che firma. Sì. È Artioli che firma. Non sei tu? Non so. Vedo che Artioli ha spostato le persone. No, secondo me forse abbiamo fatto a cambio, non so. Io ero un po' emozionato, non ci ho fatto. Dopo ci ho pensato. Dove sei tu adesso? Ah, ecco, vedi. Un signore, vedi, fantastico. Non ci posso vedere 7:30, 7:40. È andata bene stavolta, eh? Ecco Elena, e quando nomina la Graziella la tua espressione speriamo che non venga anche il marito.
Ma la Graziella c'è, adesso la vedrai con figlia. Sì. Eccola, Enrica. Aveva chiesto a Carlo Artioli se mi prestava la sua per il 14. Ecco, adesso c'è Artioli lì, quindi filmo io. Ah, ecco. Ma anche prima c'era Artioli. Quindi siete che vi siete scambiato diverse volte. All'inizio c'era Artioli, ho visto.